oggi pronti per preparare la carbonara di zucchine con le uova sode, quindi una carbonara che possono mangiare tutti, anche le donne in gravidanza e i bambini. Allora, metto a cuocere le uova per 8-9 minuti in acqua bollente. Mentre aspettiamo che cuociano le uova, iniziamo a tagliare anche le zucchine a fette non troppo, né troppo spesse né troppo sottili. Ecco qui, tagliate le zucchine, possiamo passare alla cottura. Ho messo a scaldare una padella dai bordi alti dell'olio extravergine d'oliva, adesso aspetto che giunga a temperatura per cuocere le zucchine. Pronto l'olio, cuociamo le zucchine. Eccole qui e le lasciamo cuocere. Eccole qui, le mie zucchine sono pronte, le ho messe in un piatto. Adesso parte dell'olio di cottura delle zucchine vado ad eliminarlo. Nel frattempo ho anche già messo l'acqua per la pasta, siamo quasi pronti. Ecco qui, cotte le uova, ho lasciato che si raffreddassero, dopodiché ho eliminato l'albume e teniamo solo i tuorli. Adesso vado a schiacciarli un pochino con una forchetta. A questo punto, dopo aver schiacciato i tuorli, vado ad aggiungere mezzo mestolino di acqua bollente, quello della pasta, e continuo a schiacciare, ad amalgamare bene. A questo punto aggiungiamo 2 cucchiai di pecorino e 2 cucchiai di grana, oppure se vi piace potete utilizzare anche solo il pecorino, e mescolo bene. Se vi rendete conto che resta ancora troppo denso, potete aggiungere ancora mezzo mestolo, mezzo cucchiaio di acqua, dipende. Comunque deve rimanere abbastanza cremoso. E amalgamo bene. L'acqua bolle, possiamo cuocere gli spaghetti. Pronta la pasta, l'ho scolata tenendo da parte dell'acqua di cottura. Vado a metterla prima nelle zucchine e amalgamo bene il tutto. Do una bella amalgamata. A questo punto andiamo ad aggiungere le uova, aggiungo acqua di cottura della pasta e amalgamo. Amalgamo bene, bene, bene. Ed eccola qui la mia carbonara con le uova sode alle zucchine, è pronta per essere gustata. Guardate che meraviglia, è davvero squisita. Vi consiglio di provarla anche in questo modo, nella versione con le zucchine. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta molto molto semplice vi sia piaciuta. Se provate a farla, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale e avete piacere, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!